Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere ancora qua, quest'ora so che da stamattina penso che lavorate. Se volete prendere qualcosa magari da bere e portarvelo qua, non so se avete necessità. Allora, mi è stato chiesto di parlare di Iran, la mia idea era quella di presentarvi i due fronti su cui la leadership della Repubblica Islamica di Iran si trova in difficoltà, quindi la politica interna e la politica estera, tenuto conto del fatto che tra meno di un anno, nel febbraio del 2019, la Repubblica Islamica compierà i suoi 40 anni, quindi sono molti analisti che stanno facendo una riflessione su questo, sul fatto che possa sopravvivere fino a quel momento. Sul fronte interno, avete sentito, negli ultimi mesi ci sono state delle proteste molto forti in Iran, che sono iniziate l'8 dicembre nella città santa di Mashhad, situata nella regione del Khorasan, cioè quella alla frontiera con l'Afghanistan, nell'Iran nord-orientale. Molti analisti si sono posti la domanda in che misura queste proteste di fine dicembre, inizio gennaio 2018 assomigliano o meno alle proteste del 2009, quelle che erano state scatenate dal Movimento Verde d'Opposizione, d'opposizione però comunque all'interno della cornice della Repubblica Islamica, e rispetto a quelle del 2009, le proteste del 2017-2018 non partono da Teheran, ma dalla qualità anche lontane, difficile anche di decifrare un po'. È stato un po' per i giornalisti cercare di capire cosa succedeva durante le vacanze di Natale, era un po' cercare di capire la Brexit avendo solamente delle informazioni da Londra. I giornalisti corrispondenti si trovavano a Teheran, molti non hanno nemmeno avuto visto per andare, mentre invece quello che era importante è cercare di capire cosa succedeva nelle periferie. Ci sono stati movimenti di protesta nelle località più remote del paese, non sono state scatenate dalla borghesia quest'ultima volta, come era invece successo nel 2009, ma dai ceti sociali anche più bassi, sono state scatenate dai pensionati, dagli operai, non hanno avuto, a differenza del 2009, un leader in qualche misura carismatico. Ricordiamo che nel 2009 a guidare il Movimento Verde erano stati Karubi, un signore col turbante bianco, un membro del clero sciita, era stato poi Mousavi, che aveva già avuto un ruolo importante come primo ministro negli anni 80, e poi sua moglie Zarah Rakhnavard, che era un rettore di una importante università femminile. Questi tre personaggi sono scomparsi nel nulla il 14 di febbraio del 2011, sono ancora oggi agli arresti domiciliari. Le proteste invece degli ultimi mesi sono proteste a cefale, dove non abbiamo potuto trovare l'ombra appunto di un leader, anche se in un certo momento qualcuno ha fatto riferimento ai Mojahedin del popolo, ai Mojahedin Khalq in esilio in Francia, e c'è stato qualche slogan anche a favore di Ciro Pahlavi, quindi di Reza Ciro Pahlavi, il figlio dell'ultimo Shah, quello che era morto all'indomani della rivoluzione. In realtà non sono leader con una qualche legittimità in Iran per due motivi. Per quanto riguarda i Mojahedin del popolo, sono quel movimento d'opposizione che nel 1980, quando Saddam Hussein aveva invaso l'Iran, pensando di poter approfittare della debolezza dell'Iran all'indomani della rivoluzione del 1979, i Mojahedin del popolo sono espatriati nel vicino Iraq e si sono messi ad attaccare l'Iran con Saddam Hussein. Questo ovviamente li ha messi in una posizione tale per cui oggi in Iran sono odiati, sono invisi a gran parte della popolazione. Per quanto riguarda invece la monarchia, la popolazione iraniana in media 35 anni non hanno una gran memoria del tempo dello Shah, ma i loro genitori hanno memoria della Savak, della terribile polizia segreta, e soprattutto nessuna voglia di avere un rampollo che sa a Washington
regno monarchico che però non ha nessun legame con l'Iran e soprattutto non ha coscienza dei problemi attuali dell'Iran, non è tanto meno in grado di risolverli. Inoltre, a differenza delle proteste del 2009, le motivazioni delle proteste di quest'anno non sono state politiche. Nel 2009 anche gli iraniani della diaspora avevano il braccialetto verde, la camicia verde, protestavano per motivi politici, cioè volevano un rinnovamento dal punto di vista politico, una riforma dall'interno, mentre invece le proteste di quest'anno hanno avuto motivazioni in primis economiche e adesso vengo a dire esattamente di che cosa si trattava. Ma prima voglio fare un parallelo con l'Italia, perché quello che è successo a Mashhad il 28 dicembre del 2017 poteva probabilmente succedere anche da noi con l'Italia. Perché? Perché la Mincia è stata la bancarotta di un istituto di credito che si chiama Samen Al-Hoja, che operava senza licenza ed è fallito da un giorno all'altro. È fallito proprio così via i risparmi di tanti piccoli risparmiatori, un po' come è successo se volete con Banca Etruria. C'è una certa colpevolezza da parte della Banca Centrale Iraniana, perché? Perché non ha esercitato tutti i controlli che dovrebbero avere invece fare le autorità regolatorie e quindi avrebbero potuto in questo modo impedire il fallimento. Le cause sono state in primis economiche, mi dicevo, delle proteste e in primis l'abolizione dei sussidi a un quarto della popolazione. La popolazione iraniana, col fatto che è un paese ricco di petrolio e di gas, gode di una serie di facilitazioni. Innanzitutto la benzina costa poco niente, il gasolio per il riscaldamento pure. Perché? Perché se il nostro paese è ricco di queste risorse dobbiamo poterne godere senza pagare. I sussidi vengono elargiti a un quarto della popolazione, gli iraniani sono 84 milioni e circa 20 milioni di iraniani hanno fatto domanda e ottenuto un sussidio mensile di una cifra equivalente a 9 euro. Quindi tutti i mesi ci sono, se ci tenete conto, un ingegnere in Iran riceve uno stipendio di 500 euro più o meno, per cui il costo della vita però è caro, cioè la vita costa cara a Teheran come costa cara, io vengo da Torino, mio padre che va e viene dall'Iran dice che fare la spesa a Teheran alta, quindi nei quartieri borghesi, equivale a fare la spesa al mercato di Piazza Madama Cristina a Torino, in una zona assolutamente centrale. Addirittura l'anno scorso mi ha detto di essere andato a comprare frutta e verdura nel troviere sotto casa, non al mercato dove si prende poco, immaginiamo di andare a fare la spesa, che so, al mercato di Piazza San Marco, qua a Milano, e si è trovato le ciliegie all'equivalente di 13 euro al chilo. E lui prima ne ha preso un po', poi si è reso conto che non era 1,3 euro, ma era 13 euro al chilo, le ha restituite e diceva: ma siete matti a venderla a questa cifra? E il commerciante ha detto: guarda, noi le vendiamo a 13 euro al chilo. Quindi questo vi dà anche l'indice di un certo divario tra le diverse classi sociali. Insomma, un quarto della popolazione riceve 9 euro al mese, perché questa era stata una decisione populista dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, ultraconservatore, che ha regnato di fatto tra il 2005 e il 2013, quando poi è stato eletto l'attuale presidente Rouhani. Il presidente Rouhani ha deciso l'anno scorso, in autunno, di abolire i sussidi. Perché? Perché pesano troppo sul budget del governo e questo ha fatto arrabbiare parecchio la gente. Poi ha deciso anche di aumentare i prezzi della benzina. La benzina in Iran costava 0,20 centesimi di euro al litro, che non riescono nemmeno a far fronte al prezzo, al costo dell'estrazione, della raffinazione del petrolio, quindi una cifra veramente irrisoria, sussidiata, e decide di aumentarlo a 0,34 centesimi di euro, ma questo non è piaciuto alla popolazione, e anche l'aumento delle bollette di luce e gas del 40%. Perché? Perché aumentare i prezzi delle risorse energetiche è anche un modo per indurre la popolazione a consumare meno, ad avere un minimo di risparmio energetico. In Iran, a Teheran, è un altopiano, d'inverno nevica. Ci sono però delle belle giornate e magari cosa faremo noi a Milano o a Torino? Beh, abbassiamo la manopola del riscaldamento da 5, la mettiamo a 2 e la spegniamo nelle ore più calde. Loro no, spalancano le finestre perché intanto
l'energia è gratuita e quindi non ci si pensa. Quindi l'obiettivo del governo è appunto anche cercare di cambiare la mentalità della popolazione. Poi le autorità hanno deciso per decreto di aumentare le multe stradali. Le multe stradali sono state triplicate. Perché? Perché erano irrisorie e la gente continua ad attraversare col rosso. E poi è stata triplicata la tassa per andare all'estero. Io ho passaporto iraniano, c'è scritto che io sono residente in Italia, ma io come chiunque altro che ha il diritto di recarsi all'estero, quindi non i ragazzi che devono per esempio fare il servizio militare, che devono, invece non possono varcare la frontiera per un certo numero di anni, la prima volta che vado, che torno in Italia dopo aver fatto una vacanza a Teheran, pago 14 euro. Con la nuova misura introdotta da Rouhani, la prima volta pago 44 euro per il primo viaggio, dopodiché pago 88 euro ogni volta che voglio lasciare l'Iran. Questo vale per me, che ho un reddito italiano, vivo in Italia e vado là ogni tanto, ma vale anche per l'iraniano che si deve muovere per motivi di business, che va in pellegrinaggio alla Mecca piuttosto che a Najaf e a Kerbela, oppure che decide banalmente di andare a Dubai per fare compre. Tenete conto che questa tassa incide enormemente sui viaggi. Un viaggio Milano-Teheran in alcuni periodi dell'anno con Iranair, quindi la compagnia di bandiera, costa 150 euro. Se voi ci dovete aggiungere 88 euro di tassa, pesa in modo enorme. Quindi questo ha fatto arrabbiare sia gli iraniani che abitano in Iran, sia gli iraniani della diaspora. Questi aumenti appunto hanno un effetto immediato in termini di politica monetaria, perché se tu aumenti, togli i sussidi, aumenti i prezzi, si scatena l'inflazione. L'inflazione in Iran è già a due cifre. Dopo un periodo di recessione l'economia della Repubblica Islamica dell'Iran ha poi recuperato, l'inflazione è in calo, ma il tasso ufficiale di disoccupazione è uno dei problemi maggiori delle autorità, perché il tasso ufficiale di disoccupazione è attorno al 12,4%. Quando però andiamo ad analizzare, questo è il dato aggregato, andiamo ad analizzare il dato per i giovani, il tasso di disoccupazione è del 24,4%, quindi vuol dire che un giovane su quattro è disoccupato. Molti iraniani non riescono ad arrivare alla fine del mese, per questo motivo sono scesi in strada a protestare, non perché volessero il cambio di regime, come ha detto Trump e altri. Poi c'è tutto un discorso sull'ambiente, ecco, non va sottovalutata la dimensione ambientale delle proteste politiche. Perché? Perché questo vale per l'Iran, ma vale anche, vediamo i verdi in Italia, vediamo i verdi in tanti altri paesi, l'impatto che appunto hanno sulla politica e la capacità di aggregare e di ottenere voti. Uno dei problemi ambientali dell'Iran è l'inquinamento. L'inquinamento è così grave nella capitale Teheran che sono saliti in modo esponenziale i casi di tumore ai polmoni, alle vie respiratorie, ma soprattutto a causa dell'inquinamento più volte al mese gli uffici pubblici, governativi e le scuole devono essere chiuse perché è troppo pericoloso per la salute pubblica muoversi. E le autorità sono totalmente incapaci di gestire quello che è un disastro annunciato, cioè il disastro ambientale. Ci sono dei fiumi in Iran, l'Iran è un paese grande 5 volte e mezza l'Italia con 84 milioni di abitanti, quindi è un gigante dal punto di vista demografico, un po' come l'Egitto nella regione, ma ci sono i fiumi che non hanno acqua, perché? Perché Ahmadinejad ha fatto costruire delle dighe spostando appunto il corso dei fiumi senza far caso alle conseguenze che avrebbe avuto questa decisione. Chi è sceso in piazza a protestare contro il governo Rouhani e le autorità in generale? Sono stati gli operai che alla fine del mese non ricevono lo stipendio con regolarità, i tanti che hanno perso il lavoro, perché hanno perso il lavoro? Ma per motivi legati anche a paesi stranieri, pensiamo alle sanzioni internazionali che hanno obbligato a smettere di lavorare con l'Occidente e ha fatto entrare sul mercato iraniano, sull'industria iraniana, tante imprese cinesi. I cinesi hanno acquisito le società iraniane
licenziato i dipendenti iraniani e hanno portato in Iran i propri dipendenti cinesi. Un fatto che viene denunciato anche dalla cinematografia iraniana, pensiamo alla decana del cinema iraniano, Bani Etemando, una signora con una settantina d'anni, che ha fatto un bellissimo film dal titolo Tales, racconti, in cui proprio uno dei racconti è girato a modo documentario dentro una camionetta dove ci sono gli operai che vanno a protestare di fronte a quella che era la loro fabbrica, e a guidare la protesta una donna di una certa età che appunto denuncia questa cosa: i cinesi hanno comprato la nostra fabbrica, ci hanno licenziati e hanno portato i loro dipendenti, i loro operai dalla Cina. E poi ancora a protestare sono i pensionati, perché la pensione con l'inflazione a due cifre non permette di arrivare alla fine del mese. I piccoli risparmiatori che hanno perso tutto con la crisi bancaria di qualche anno fa, e poi protestano per la corruzione, per la mala gestione della cosa pubblica e via di questo passo. Dove sono state le proteste? Sono state proteste in realtà di routine che sono finite sui nostri giornali il 28 dicembre, ma in realtà erano settimane che andavano avanti e che sono diventati più forti nella città nord orientale di Mashhad appunto il 28 dicembre. Perché Mashhad è importante? Forse Laura Silvia Battaglia vi ha raccontato di essere tornata dal pellegrinaggio a Kerbela in Iraq. Mashhad è un altro dei luoghi di pellegrinaggio dell'Islam sciita, è situato appunto nella zona del Khorasan, non lontana dalla frontiera con l'Afghanistan. È una città dove c'è il mausoleo dell'ottavo imam dello sciismo. L'ottavo imam è seppellito nella città santa di Mashhad, dove c'è appunto una fondazione religiosa a suo nome e dove di fatto c'è una fondazione che è ricchissima, ha un budget addirittura superiore al budget del governo Rouhani. Perché? Perché la fondazione religiosa nel 1979 ha espropriato le proprietà che erano della fondazione dello Shah di Persia, della famiglia reale, e poi in questi decenni, quasi 40 anni, ha inglobato l'eredità di tantissimi iraniani che hanno lasciato una parte o la totalità dei loro beni alla parrocchia, alla moschea di quartiere. Un po' come in Italia può capitare che una persona lasci i propri beni alla chiesa facendo un'opera via, la stessa cosa succede in Iran. Quello che in Iran non esiste è l'istituto della collazione, quindi gli eredi non possono dire papà non può aver lasciato tutta la chiesa, deve lasciare, può lasciare un legato, una percentuale, ma sono gli eredi, la famiglia che riceve l'eredità. In Iran no, perché una persona ricca può lasciare tutto il proprio patrimonio, in denaro o in immobili, alla moschea oppure alla fondazione. Un altro modo per cui questa fondazione si è arricchita nel corso dei decenni è facendo leva sulla persecuzione che gli sciiti arabi subiscono nei paesi del Golfo Persico oppure nei paesi della regione. Vi faccio un esempio: in Arabia Saudita, l'avete sentito, probabilmente ci sono ogni tanto i carri armati, i bulldozer, le ruspe, così chiamano le ruspe, che passano sopra i cimiteri dove sono seppelliti gli sciiti e tirano via tutto e poi fanno i parcheggi dei supermercati. Per evitare che le proprie tombe vengano profanate, gli arabi sciiti, che se lo possono permettere, comprano un pezzo di terra in Iran, possibilmente in un luogo santo dove essere seppelliti, ma gli iraniani ovviamente si fanno pagare a peso d'oro quel pezzo di terra dove gli arabi sciiti sono poi seppelliti. Tutto questo ha permesso alla fondazione dell'imam Reza di arricchirsi enormemente. Il presidente di questa fondazione è il conservatore Ebrahim Raisi, che nelle ultime elezioni presidenziali, quelle dell'aprile del 2017, aveva sfidato l'attuale presidente Hassan Rouhani. Ma soprattutto Raisi ha lasciato, tra l'altro, ci sono state elezioni anche degli slogan che portavano persino la moglie di Khamenei. Ecco, ha lasciato. C'è poi anche una motivazione tutta politica nelle proteste che saranno tenute da parte di Raisi e da parte di Presidente. Gli iraniani hanno criticato il coinvolgimento iraniano in Siria, in Iraq e in Palestina.
dal pretesto economico agli slogan politici, poi il passo è breve. Nella confusione di quei giorni si è sentito dire veramente di tutto. Qualcuno ha detto addirittura: benedetta sia l'anima dello Shah, non vogliamo la Repubblica Islamica, abbasso la dittatura, non Gaza, non il Libano, la mia vita per l'Iran. Lasciando intendere appunto che gli iraniani sono esasperati per le campagne ideologiche e militari nei paesi della regione, non ultima la Siria e lo Yemen, dove l'Iran è stato ed è tutta la protagonista di guerre di guerra per procura che costano parecchio dal punto di vista poi dell'isolamento che l'Iran deve pagare nei confronti dell'Occidente, ma anche in termini di vite umane e anche in termini di denaro. E poi all'Università di Teheran alcuni studenti hanno persino invocato le dimissioni del leader supremo Ali Khamenei. Ecco, quale ruolo ha avuto l'ex presidente Ahmadinejad in queste proteste? Ma gioca ancora un ruolo di tutto rilievo, perché mantiene dei legami saldi con i Pasdaran, quindi con le guardie rivoluzionarie, con le milizie Basij. È stato criticato poi negli ultimi mesi perché quando c'è stato il terremoto, vi ricordate l'ultimo terremoto che ha colpito l'Iran, nella località dove c'è stato il terremoto sono venuti giù non i palazzi vecchi di terra e argilla, delle case vecchie, ma sono venuti giù i palazzi di nuova costruzione che lui aveva fatto costruire con il programma Mehr, e alcuni dei suoi collaboratori sono finiti nel mirino della magistratura per corruzione e per reati finanziari. E quindi insomma la situazione è abbastanza difficile. Ahmadinejad, a differenza degli altri ex presidenti, non è in carcere, non è in arresto domiciliare e ancora libertà di parola. E parlando con alcuni iraniani, qual è il motivo? Ma il motivo è molto semplice: quando era presidente Ahmadinejad è stato così furbo da mandare i propri uomini negli uffici dei servizi segreti del Ministero delle Informazioni e ha fatto prendere tutti i dossier di tutti i suoi colleghi, di tutti gli uomini politici. In questi dossier c'è scritto dei conti correnti all'estero, delle proprietà immobiliari all'estero di Tizio Caio Sempronio. Quindi il grande timore oggi è che se Ahmadinejad viene messo in carcere o sparisce da un momento all'altro, i suoi collaboratori possono rendere pubblici questi dossier e quindi far capire alla popolazione iraniana, anche in occasione di dibattiti televisivi, cosa che è già successa, che appunto Tizio Caio Sempronio, che predicano tanto nei confronti dell'Iran, sono così nazionalisti, in realtà hanno portato all'estero i loro capitali che fanno gestire appunto dai loro figli. Ecco, come hanno reagito le autorità iraniane di fronte alle proteste? Beh, hanno in primo luogo accusato di sedizione i manifestanti, poi hanno biasimato agenti di potenze straniere per l'organizzazione delle proteste sul social network, hanno detto che tutto era stato scatenato da Telegram, motivo per cui Telegram va chiuso, e poi la polizia, tenuta antisommossa, ha arrestato decine di persone, addirittura molti sono stati arrestati, molti ragazzi che non avevano partecipato alle proteste, perché sono magari più politicizzati, sono stati prelevati nelle loro abitazioni. Poi le autorità della Repubblica Islamica hanno organizzato delle contro manifestazioni dove la popolazione, i sostenitori delle autorità sono scesi in piazza molto numerosi, e poi è stato detto che una cellula terroristica infiltrata dall'est del paese è stata scoperta e l'obiettivo di questa cellula terroristica era sparare sulla folla per poi far ricadere la colpa sulla polizia. E mi ricordo il giornalista che aveva scritto questo articolo, il corrispondente dell'AGE da Teheran, aveva spiegato che non ci poteva essere nulla di più stupido, perché la polizia iraniana non vuole essere biasimata per i morti civili, quindi mai e poi mai avrebbe sparato sulla folla, né tantomeno il leader supremo avrebbe mai chiesto ai suoi militari, paramilitari o alla polizia di sparare contro la folla, cosa che era successa, vi ricordate, nel 2009. In tutto questo i media occidentali hanno acceso i riflettori sull'Iran e da Washington il presidente americano Donald Trump ha twittato: il mondo vi sta a guardare e il Dipartimento di Stato ha chiesto a tutte le nazioni di sostenere pubblicamente il popolo iraniano e le sue istanze per i diritti di base e la fine della corruzione. Se notate, diritti di base e non diritti umani, e la fine della corruzione non la fine della dittatura, quindi parole molto ben modulate.
Dichiarazioni che ricordano in qualche misura il sostegno dell'opinione pubblica internazionale al movimento verde del 2009. Ma il problema qual è? Il problema è che se Trump appoggia chi manifesta in Iran per propri motivi, tutte queste dichiarazioni di sostegno tolgono legittimità a chi protesta in Iran, questo è il primo punto. E poi comunque i dimostranti in Iran non hanno nessuna voglia di essere associati a Trump, perché? Perché Trump non piace, perché gli iraniani in realtà piaceva Obama perché il suo stesso nome vuol dire Obama, egli è con noi. Il fatto che fosse poi un presidente nero controcorrente, quello che ha permesso di firmare anche l'accordo nucleare, eccetera eccetera, è sempre piaciuto molto alla popolazione iraniana in generale. E poi Trump non piace per un altro motivo molto serio e molto valido, perché ha inserito i cittadini della Repubblica Islamica nel decreto contro i musulmani. Il decreto contro i musulmani del, se non sbaglio, gennaio del 2016 è quello che obbliga gli iraniani, i somali e di questo passo a chiedere gli yemeniti a chiedere un visto se vogliono entrare negli Stati Uniti. Quindi il visto poi ha bisogno di un'approvazione di un colloquio, lo paghi anche se poi non necessariamente te lo danno, e non si può fare la procedura online, la procedura ESTA, che invece potete fare tranquillamente voi italiani. L'obiettivo è impedire a potenziali terroristi di entrare sul territorio americano, ma negli ultimi 100 anni non c'è stato un iraniano che abbia fatto attentati terroristici sul territorio degli Stati Uniti. E poi soprattutto la cosa interessante è che Trump si è dimenticato di inserire nel decreto contro i musulmani i sauditi, anche se l'11 settembre 15 dei 19 dirattatori avevano il passaporto saudita, e il passaporto saudita era stato ovviamente ritrovato sotto le torri gemelle, per cui le prove c'erano. E poi Trump, nelle sue tante inventive, ha dichiarato che gli iraniani sono un popolo di terroristi. Ecco, tutte queste cose insieme non è che piacciono tanto, non è che il personaggio piaccia molto agli iraniani. Gli iraniani sono un popolo di terroristi, ma a me viene in mente, come storica del Novecento, pensare agli iraniani come un popolo di rivoluzionari, e lo dimostra proprio appunto la storia del Novecento. Perché? Perché nel 1906 gli iraniani fanno una rivoluzione che chiamiamo rivoluzione costituzionale, con l'obiettivo di ottenere una carta scritta e limitare i poteri dello Shah, del sovrano. Ci riescono, è una società civile che si mobilita, gli iraniani ottengono una costituzione e ottengono anche un Parlamento. Un Parlamento che all'inizio del Novecento ha un certo numero di deputati, possono votare soltanto gli uomini con un certo livello di reddito e via di questo passo. Oggi il Parlamento iraniano conta 290 deputati, di cui 5 appartengono alle minoranze. Inizialmente il Parlamento iraniano aveva un bel numero di mullah, di membri del clero, poi man mano il numero è andato scendendo e nell'ultima legislatura, non ho controllato, ma nella penultima, su 290 deputati c'erano 80 deputati che appartenevano ai ranghi dei Pasdaran, quindi che avevano un background militare, erano personaggi che negli anni 80 avevano fatto la guerra contro l'Iraq e poi erano riusciti a entrare in politica, un po' come Ahmadinejad. Anche Ahmadinejad aveva fatto la guerra contro l'Iraq, aveva studiato l'ingegneria eccetera, aveva fatto un percorso poi in politica. L'altra rivoluzione importante in Iran non è una rivoluzione, però di fatto ha cambiato le sorti del paese, la nazionalizzazione del petrolio iraniano. Voi sapete che gli inglesi hanno sempre sfruttato, gli inglesi, gli italiani un po' meno, con Mattei, hanno sempre sfruttato il petrolio della regione con contratti in cui gli occidentali portavano la tecnologia, ma ricevevano in realtà una parte dei profitti. C'è stato fino a quell'anno di fatto la società LIOC, l'Anglo-Iranian Oil Company, quindi la società fatta tra Londra e Teheran, che pagava più tasse a Londra che non royalties, che non profitti all'Iran. E c'era un personaggio che si chiamava Mossadegh che a un certo punto ha istituito una commissione e poi è diventato premier e ha deciso di nazionalizzare il petrolio iraniano. In quell'occasione
gli inglesi ne hanno fatte di tutti i colori, hanno fatto un embargo, hanno portato via tutti i loro dipendenti, hanno mandato in tilt l'industria petrolifera iraniana, hanno addirittura chiamato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dicendo che l'Iran minacciava la pace internazionale. In realtà è stato poi chiarito che era una questione banalmente commerciale, la pace non c'entrava. Ma nel 1953 Mossadegh è stato rovesciato da un colpo di Stato architettato a Londra e messo in atto dalla CIA, dai servizi segreti americani. E poi la grande rivoluzione è quella del 78-79, che ha portato alla caduta della monarchia e all'istituzione di una roba strana che si chiama Repubblica Islamica, come se i miei termini fossero in contrasto. Quindi se leggiamo la storia per capire il presente, l'impressione è che gli iraniani non siano un popolo di terroristi, ma appunto un popolo di rivoluzionari. Di fatto quello che sta succedendo oggi in Iran sul fronte interno è una sfida tra moderati e conservatori. Anche se moderati e conservatori, non uso la parola riformisti, perché i riformisti sono stati messi tutti fuori gioco nel 2009. Khatami, l'ex presidente riformatore, quello che era stato eletto nel 97 ed era stato in carica per 8 anni, non ha più libertà di parola, quindi non può andare in televisione, non può rilasciare interviste e viene questo passo. Mousavi, Karoubi e Rahnavard sono gli arresti domiciliari, quindi i riformatori in Iran non ci sono. Anche i deputati riformatori in realtà non sono più nei paraggi. Penso a Jamileh Khadivar, una donna che è stata eletta in Parlamento quando Khatami era diventato presidente, quindi vi parlo del 97, una donna con 4 figli. Mia coetanea, che ha fatto l'ultima campagna elettorale con la bambina appena nata in braccio. Beh, lei è venuta a Torino nel 2009 per Torino Spiritualità, l'ho invitata per affiancarmi in una lezione in università e fare una conferenza in questo festival, e al momento di accompagnarla in aeroporto per tornare a Teheran lei ha chiamato casa dicendo sto rientrando, e la famiglia le ha detto non rientrare perché ti arrestano appena atterri all'aeroporto. Lei quindi si è fermata ancora in Italia, è ripartita per Londra dove aveva una parte della famiglia, vive ancora in esilio. Anche i membri del clero riformatore, quindi il clero più aperto, sono oggi in esilio, e penso al fratello di Jamileh che si chiama Mohsen Khadivar, che è un allievo del grande Ayatollah Montazeri. Khadivar oggi insegna negli Stati Uniti e vive appunto là. Ha avuto una borsa l'anno scorso per Berlino di un anno. Quando Trump ha fatto il decreto contro i musulmani ha dovuto abbandonare il posto di lavoro a Berlino per rientrare a Chapel Hill nel North Carolina, perché rischiava di non poter più rientrare perché gli americani avrebbero potuto anche non dargli il visto per rientrare in casa sua, perché ormai aveva ampiamente traslocato la sua famiglia e ormai viveva negli Stati Uniti. In questo momento i falchi a Teheran guadagnano punti anche a causa delle invettive di Trump, e soprattutto perché le invettive di Trump hanno tolto sicurezza, hanno tolto fiducia agli investitori internazionali. Io tengo dei corsi anche qua a Milano su come fare business in Iran, per esempio nello studio Padovan qua a Milano. Una delle questioni che viene fuori dagli imprenditori è: ma come facciamo a fidarci? Trump e Israele potrebbero bombardare l'Iran, Trump potrebbe mandare a monte l'accordo sul nucleare. Intraprendere dei legami di business vuol dire spendere dei soldi, andare in Iran, incontrare i partner. Ecco, di fatto gli investitori internazionali sono preoccupati per quello che sta succedendo. L'economia iraniana non è stata rilanciata in modo appropriato proprio perché la gente ha paura, e quindi non si risente in Iran, non ci sono i benefici che l'accordo nucleare firmato il 14 luglio del 2015 avrebbe potuto portare. Inoltre le sanzioni del tesoro americano restano, per cui il problema grosso è: se volete investire in Iran, voi riuscite a vendere la merce, ma come fate a farvi pagare? Andate a Unicredit, a Banca Intesa, e le banche dicono no, noi non lavoriamo con l'Iran. Perché? Perché le banche italiane hanno paura delle sanzioni internazionali americane, sanzioni americane. Lavorano con l'Iran la Banca di Sondrio, la Popolare di Vicenza, la Banca d'Alba e un pochino il Monte Paschi di Siena, ma per il resto è molto molto difficile portare avanti il business.
Questo era difficile prima dell'elezione di Trump, ma con Trump è tutto diventato più complicato e la deadline prossima, la scadenza, quella del 12 maggio, il 12 maggio dovremo sapere Trump che cosa vuole fare con l'Iran. In realtà, se ipotizziamo che Washington faccia gioco dei falchi israeliani, l'obiettivo è già raggiunto, cioè è venuta meno la fiducia degli investitori internazionali nei confronti dell'Iran e quindi non c'è modo di rilanciare l'economia. Motivo per cui poi il presidente Rouhani si trova a togliere i sussidi, ad aumentare i prezzi dell'energia, della benzina, ad aumentare le multe stradali, ad aumentare le tasse per espatriare e via di questo passo. Com'è che questi sono i picchi dell'attenzione nei confronti dell'accordo nucleare? Ma in Iran, quando un aereo cade, beh, in quel momento la gente si arrabbia. Un paio di settimane fa è caduto una TR-72 delle linee aeree Aseman, è precipitato a 500 km a sud di Teheran e i morti erano stati 65. La causa, l'ho detto anche l'agenzia di stampa Bloomberg, sono le sanzioni internazionali. Perché? Perché di fatto non ci sono i pezzi di ricambio degli aeromobili, la compagnia aerea di Stato vola con dei Boeing comprati 40 anni fa al tempo dello Shah, non ci sono i pezzi di ricambio, non si riesce a rinnovare l'aviazione civile, quindi gli aerei continuano a cadere. In realtà c'è un contratto da 20 miliardi di dollari in ballo tra Teheran e la Boeing e a dicembre sembrava che Trump avrebbe potuto bloccarne la vendita. In realtà la Boeing e anche l'Airbus hanno già le licenze del Treasury and Commerce Department e a partire da quest'anno, dal 2018, dovrebbe essere prevista la consegna di questi aeromobili. È interessante perché le autorità iraniane hanno firmato dei contratti per l'aviazione civile sia con la Boeing americana sia con l'Airbus e uno dei motivi per cui Trump potrebbe stare zitto è che questi contratti con la Boeing di fatto fanno guadagnare un sacco di soldi agli americani ma creano anche un sacco di posti di lavoro. Adesso non so a annoiarvi con le cifre, però è molto interessante come i finanziamenti stranieri con le società di leasing contribuiscono appunto a pagare poi questi aeromobili e come anche vengono pagati perché sono fatte delle obbligazioni con dei bond islamici proprio per dilazionare anche i pagamenti. Vi dico ancora una cosa, immagino siate abbastanza stanchi e poi vorrei dare spazio anche un po' alle domande, al ruolo delle donne, delle proteste e anche come hanno reagito i media internazionali. Si è detto, ah, sono le donne che protestano, l'immagine è diventata quella ragazza col velo bianco. Allora, quella era una fake news, era una bufala, manipolata dai media, anche dai media italiani. A me è arrivata una telefonata del settimanale Grazia, in cui mi chiedevano di scrivere, prima di rilasciare un'intervista, e poi di scrivere un pezzo per loro. Io ho spiegato, dopo aver parlato con la ragazza, la donna che ha lanciato la campagna contro il velo in Iran, ma si è rifugiata da questa New York, e ho spiegato che anche lei ha detto quella foto col velo bianco, tra l'altro con uno spolverino leggero, quindi non poteva essere una foto di fine dicembre, perché a Teheran se ci si veste come Milano, fa freddo, era una foto antecedente. Poi parlando con anche Babak Karimi, che è un attore iraniano che è vissuto a lungo in Italia, uno di quelli che lavora con uno dei massimi registi iraniani, mi ha detto guarda che le donne ci sono, perché anche le donne hanno buoni motivi per protestare, per motivi economici, però quella di fine dicembre, inizio gennaio non è una protesta contro il velo, assolutamente. E invece il mio articolo è stato editato cancellando tutto quello in cui tutte le frasi, anche di Babak Karimi, in cui si dice che quella è una foto antecedente. La didascalia, la foto che loro hanno messo, diceva invece questa è la donna che ha scatenato le proteste. Quindi fate molta attenzione alla manipolazione, perché quella è una storia che vende i giornali, quindi l'obiettivo era far passare un messaggio che era nella testa del giornalista italiano, ma non aveva nessuna attinenza con quello che stava effettivamente succedendo in Iran. Poi l'abbiamo scritto anche su Al Monitor, perché questi siti in lingua inglese poi cercano anche di
di svelare, di far capire al lettore internazionale come ragiona magari la stampa italiana su certe cose. Il velo è una questione controversa, era stato addirittura vietato da Reza Shah quando aveva il padre del Mutino Shah negli anni 30, quando aveva ormai stabilito saldamente il suo potere, però anche lì lo Shah di Persia cosa aveva fatto? Aveva vietato il velo, mettendo in difficoltà molte donne che lo mettevano per abitudine, perché comunque parliamo degli anni 30, anche nel sud Italia le donne mettevano il velo, e, però se vuoi fare qualcosa per le donne hai altri strumenti, cioè non è mettendo togliendo il velo che fai qualcosa di utile. Non ha mica vietato la poligamia, sarebbe stato più complicato e sicuramente non avrebbe fatto il gioco degli altri uomini, non ha mica garantito maggiori diritti, no, si è limitato a vietare il velo. Il velo poi è stato reso obbligatorio da Khomeini nel 1980 nei luoghi pubblici, ma anche qua facciamo attenzione ad accanirci contro il velo, perché in realtà il velo ha permesso a tantissime ragazze dei ceti sociali più bassi, quindi le famiglie più tradizionali, le famiglie operaie eccetera, di andare all'università. Il velo è obbligatorio nei luoghi pubblici, le scuole sono per i maschietti da una parte, per le femminucce dall'altra, fino alla maturità, dopodiché l'università è da sempre, dagli anni 30, mixta. Il fatto che ci sia la polizia religiosa, obbligatorio il velo, e tra l'altro l'università il velo è tenuto in un certo modo, più rigoroso rispetto magari alle strade, questo ha fatto sì che tante famiglie conservatrici abbiano permesso alle loro figlie di studiare. Quelle che un tempo sarebbero rimaste a casa, casalinghe, poi spose, si sono emancipate con l'università, dopo l'università hanno ottenuto un posto di lavoro e hanno avuto una indipendenza economica che ha permesso loro anche di emanciparsi da mariti che magari non sono sempre gentili. Due laureati su tre in Iran sono donne, ma a differenza dell'Italia, io insegno scienze politiche, solo l'8% della popolazione universitaria iraniana sceglie materie umanistiche, perché con una laurea in lettere o scienze politiche tutta più finisce a fare insegnante. Non guadagni un granché, ma soprattutto sei soggetto ai controlli del governo. Quindi se vieni beccato in una manifestazione oppure su Facebook dai un click che è contro il governo, finisci nei guai. Quindi le ragazze iraniane cosa studiano? Medicina, studiano ingegneria, non vanno alle scuole coraniche, ragazzi, studiano inglese, informatica o anche italiano, la scuola italiana Pietro della Valle di Teheran. Sono ragazze che vedono nell'università uno strumento di emancipazione. Quando faccio i corsi ai manager, dico sempre, signori, quando vi trovate al tavolo delle riunioni a Teheran e dovete discutere con la controparte, la signorina di 25 anni seduta al tavolo col suo velo non è l'interprete e non è la segretaria, è l'ingegnere che magari ha già finito anche il dottorato, che deve discutere con voi delle componenti tecniche. Quindi attenzione anche a questa componente legata appunto alla formazione delle ragazze, non necessariamente sono ragazze dell'alta borghesia, perché la ragazza dell'alta borghesia o le figlie dei basari dei mercati, lo racconto in un mio libro Un'estate a Teheran per la terza, io ho visto che le mie coetanee, le figlie degli amici di mio padre a Teheran, quindi mercanti del bazar, sono ragazze che si sono sposate, hanno divorziato e sono tornate a vivere nella villa di papà con la piscina nel nord di Teheran e non necessariamente hanno aperto un business, perché intanto hanno talmente tanto denaro di famiglia che non hanno bisogno di darsi da fare. Molto spesso a studiare e a mettersi in movimento sono le ragazze dei ceti sociali medio-bassi. Quindi questo è l'obbligo del velo, di fatto ha emancipato le ragazze di questi ceti sociali. Poi il velo, l'accanimento anche dei nostri media contro il velo, ha senso, però bisognerebbe puntare ad altre cose. Io prima vi dicevo che lo Shah di Persia non aveva vietato la poligamia. Il problema grosso su cui si battono le attiviste iraniane qual è? Ah, fondamentalmente è il fatto che io come donna iraniana ho un risarcimento in caso di violenza del 50% rispetto a quando subisce violenza un uomo. Vi faccio l'esempio della ragazza che ha un corteggiatore che lei manda col paese,
e lui per vendicarsi le getta una bacinella di acido in faccia e la sfigura, ma le toglie anche la vista dei due occhi. È stata la vita in diretta qualche anno fa. Quando lei ha invocato la legge del taglione, il giudice iraniano le ha detto sì, occhio per occhio, tu sei stata accecata da due occhi ma sei una donna, il tuo corpo vale la metà, quindi puoi accecarlo ma soltanto da un occhio. Poi Amnesty International, Human Rights Watch sono intervenuti e lei non si è vendicata, però così funziona. Quindi il risarcimento, quello che viene chiamato il prezzo del sangue, la testimonianza, se io vado in tribunale la mia voce, la mia testimonianza vale la metà rispetto a quella di un uomo. Perché? Perché portare testimonianza è un impegno, una responsabilità, vogliamo togliere un po' di questa responsabilità a voi donne, quindi facciamo in modo che valga la metà. Questo è il pretesto che viene addotto dai religiosi. E poi occorre l'eredità, io in quanto figlia femmina ricevo la metà di quello che riceverà un giorno mio fratello. Perché? Perché le donne comunque sono, hanno il diritto di essere mantenute dal padre, dal marito, e quindi che gli servono i soldi dell'eredità. E quindi questo passo. L'altra discriminazione è sul divorzio. Mio marito mi può ripudiare, semplicemente al bar con gli amici, poi mettendo divorce, divorziato su Facebook, e io non è nemmeno obbligato a comunicarlo subito. Mentre invece io per ottenere il divorzio devo andare in tribunale, dimostrare che mio marito non è in grado di mantenermi, oppure che è una malattia sessualmente trasmissibile, o che non possiamo avere figli, ed è colpa sua, eccetera, eccetera. Per la questione dei figli, noi siamo abituati in Italia, per la questione dei figli va, adesso per carità c'è l'affidamento congiunto, però in genere l'affidamento dei figli viene dato alla madre. In Iran i bambini maschi al compimento dei 2 anni vengono affidati alla famiglia del padre e le bambine all'età di 9. Ecco, questo è quello che dice la legge. In realtà la società iraniana è una società in mutamento, in evoluzione. Per la custodia dei figli vale oggi il principio di competenza, quindi una madre un minimo agguerrita va in tribunale e dimostra al giudice, dice, di essere più competente dell'ex marito, andarli a prendere, portare a scuola, seguirli nei compiti, preparare un pasto caldo rientro e mandarli a scuola puliti in ordine, e molto spesso il giudice dà i figli alle madri. Per quanto riguarda il divorzio, appunto, la donna iraniana può divorziare, ma appunto deve portare delle prove, anche sgradevoli. Per esempio, la donna iraniana va dal ginecologo e dimostra di essere fertile e dice: mio marito non ha voluto fare il test dello sperma, quindi non vuole che gli sia addossata la colpa del divorzio, però io sono fertile, sono sposata da 5 anni con un figlio, sarebbe in colpa sua. Che cose che tra l'altro fanno molto arrabbiare le famiglie, poi, perché qui è in ballo l'onore anche delle famiglie. Quando si parla di testimonianza, le donne iraniane dicono: ok, però se veniamo a questioni anche che so giuridiche, beh, io sono un medico legale, la mia opinione come medico legale vale tanto quanto. In origine, ai tempi della rivelazione del profeta Maometto, le donne valevano la metà in materia di testimonianza, ma perché? Perché si trattava di pesi di misura sul mercato, per cui si diceva che la donna in realtà non era competente, anche queste qua sono un po' frotte, un po' mentali. Khadija, la prima moglie del profeta Maometto, era una ricca mercante, per cui di questioni di business se ne interessava e ne sapeva alquanto. Lei che a 40 anni chiede a Maometto di sposare, e lei che si offre in moglie gli offre un matrimonio, quindi anni ne ha soltanto 25. Quindi insomma anche là, per quando trattiamo certe tematiche, come anche quelle banalmente delle spose bambine, andiamo a vedere la storia. Ovvio che poi si dice: ah, Maometto ha sposato una bambina di 9 anni, Aisha. Sì, in prime nozze aveva sposato una donna che aveva 15 anni più di lei, e finché lei è in vita si tiene questa moglie. E poi anche la questione del risarcimento. In Iran in realtà è stata fatta una battaglia per cui le donne hanno dimostrato di dare un contributo all'economia nazionale che è tanto quanto quello degli uomini, e quindi l'impatto sull'economia delle donne è uguale. Quindi insomma, anche queste sono tutte cose da tenere in conto. Io mi ricordo 20 anni fa, quando avevo parlato con un ayatollah della questione del prezzo del sangue, lui mi aveva detto: ma anche da voi ci sono discriminazioni, perché se un incidente stradale lo fa un operaio, l'assicurazione risarcisce una certa cifra piccola; se coinvolto in un incidente stradale, in realtà, come aveva detto Berlusconi, è ovvio che il miliardario viene risarcito in misura assolutamente
assolutamente diverse. Quindi insomma, quando guardate, vedete questi articoli, questi reportage sul velo, tenete presente che le battaglie portate avanti sono battaglie diverse. Ci sono oggi dei movimenti in Iran contro il velo, a cui partecipano anche tante donne velate che salgono su questi piedistalli e protestano però velate, ma protestano non contro il velo, ma sul fatto che il velo sia obbligatorio. Quindi si invoca la libertà di scelta, cioè quello che sarebbe giusto non sarebbe vietarlo. Ma se io voglio dimettere il velo oggi lo metto, se domani lo voglio togliere lo tolgo, come succede anche nelle nostre latitudini europee. Io mi fermerei e vi lascerei la possibilità di porre qualche domanda sull'Iran. Avevo letto qualche tempo fa un articolo in cui si diceva che Rouhani aveva tentato di mettere da parte i Pasdaran, dal momento che hanno circa, mi pare, il 30% del controllo dell'economia, qualcosa del genere, o comunque hanno forti legami con ambienti economici e quant'altro. Che appunto Rouhani avesse tutti i suoi interessi nel intaccare questa forte presenza. E le chiedo se effettivamente è così, e se è così, cosa sta facendo Rouhani per... Ma mi sembra un'assurdità, e io onestamente questa notizia non l'ho vista, perché mi sembra talmente campata in aria. È praticamente impossibile smantellare i Pasdaran. I Pasdaran sono stati creati all'indomani della rivoluzione dell'80 e sono le guardie rivoluzionarie. Khomeini aveva paura che i militari facessero un colpo di Stato, come succede in Sud America e in tanti altri posti, anche era successo in Siria, in Iraq, e quindi ha creato parallelamente alle forze armate regolari le guardie rivoluzionarie, con l'aviazione, con la marina, con l'esercito e i corpi speciali del Quds, Quds vuol dire Gerusalemme, con l'obiettivo appunto di creare Gerusalemme, di creare delle forze armate indottrinate e completamente fedeli a lui, e soprattutto creare un antagonismo, il classico divide et impera. I Pasdaran si sono resi forti, si sono affermati difendendo la patria negli anni 80. La guerra è scatenata da Saddam Hussein nel 1980 a settembre, col pretesto di un confine, lo Shatt el-Arab, il confine sud, un fiume, ed è andata avanti fino al 1988, con il cessato il fuoco imposto dalle Nazioni Unite. In quegli anni i Pasdaran hanno difeso la nazione, si sono formate le milizie da siege che servono di fatto anche a trovare lavoro, a trovare casa, uno strumento di aggregazione e di controllo anche del territorio. C'è un bellissimo documentario di Mehran Tamadon, che è un regista che è cresciuto, figlio di comunisti, è cresciuto in Francia e poi è tornato in Iran a fare una serie di documentari, e l'ultima volta ha avuto problemi a uscire dal paese. E il documentario mostra proprio il titolo Bastigio, e proprio dimostra la pervasività di queste milizie nel paese, e il fatto che l'essere sempre sotto attacco, in isolamento, fa sì, l'isolamento del paese, l'attacco a cui l'Iran è soggetto, fa sì che i Bastigi siano proprio indottrinati, siano veramente convinti di doverci essere, di dover difendere la loro nazione. E poi i Pasdaran si sono affermati in politica con Ahmadinejad, sono stati eletti in Parlamento, sono diventati governatori in varie province, e poi oltre appunto l'ambito militare, politico, e si sono imposti poi in ambito economico. Ma tutto questo con la complicità dell'Occidente. Se non ci fossero state le sanzioni internazionali, non avrebbero potuto prendere in mano il contrabbando. Di fatto è tutto, il contrabbando lo gestiscono loro, motivo per cui i Pasdaran non sono contenti dell'accordo nucleare del luglio del 2015, perché l'accordo nucleare fa sì che non ci sia più bisogno di triangolazioni attraverso Dubai piuttosto che attraverso l'Azerbaigian. Ha reso, se volete, trasparente il mercato, ma loro hanno sempre guadagnato da queste transazioni occulte, cioè anche solamente portando gli iPhone della Apple, cioè Apple americana,
quindi in teoria in Iran non ci dovrebbe essere, però l'iPhone in Iran ce l'hanno tutti, perché? Perché lo portano in contrabbando. Il contrabbando viene già stato da loro. Però io onestamente non credo che Rouhani abbia né, cioè è un vestaio tale, quello che Rouhani non può permettersi, non può nemmeno mettersi in testa di smantellare uno dei pilastri della società iraniana. Non so chi l'ha scritta sta. Per carità, potrebbe averlo anche immaginato, però non, è impossibile smantellare. Da una parte ci sono, io dico sempre, l'ho scritto anche nel mio libro Noi donne in Teheran, che trovate qua, che in realtà non è solo un libro sulle donne. L'Iran non è una teocrazia, l'Iran è una oligarchia di Ayatollah e Pasdaran, cioè sono i due pilastri della politica iraniana, quelli. Da qui è molto difficile avere il polso di cos'è la società, la civiltà in Iran. E lei ci ha descritto bene un paese in evoluzione, in cambiamento, anche se ho capito bene. Ecco, fino a che punto c'è questo cambiamento? Una domanda banale. Quando ci sono le elezioni in Iran? C'è un vero dibattito, c'è uno scontro reale, ci sono margini di confronto, secondo lei, lo conosce bene, di opzioni veramente diverse e altre, o secondo o potrebbe essere, o rientrare più nella narrazione di uno scontro un po' di facciata, i veri poteri sono altrove. Ecco, questa è la prima cosa che mi piacerebbe molto se mi aiuta a capire. Seconda cosa. Posso rispondere una cosa per volta, così sono un po' più fresca? Ah, va bene. Allora, il leader supremo, chi ha in mano la politica estera e la politica nucleare, e chi ha l'ultima parola su tutto, è il leader supremo di Khamenei. Quindi è lui che comanda di fatto. Ci sono poi un sistema molto complesso dal punto di vista politico, dove ci sono tanti organi diversi. Il Presidente della Repubblica, che è l'equivalente di un primo ministro, in realtà per il Premier non c'è, e il Parlamento sono eletti a votazione diretta dal popolo. Quindi ogni 4 anni si va alle urne. Per ogni città, ogni regione ci sono un tot di deputati. Quindi per esempio la capitale di Teheran ha diritto a eleggere 30 deputati, e in genere si vengono a sapere abbastanza presto. Il Presidente della Repubblica viene eletto a livello nazionale, e lo screening sia dei deputati sia del Presidente o dei candidati viene fatto da un organo che è chiamato il Consiglio dei Guardiani, che è composto da 12 giuristi che però sono esperti di fiqh, di giurisprudenza islamica, quindi sono di fatto 12 personaggi legati al leader supremo. Sono 6 e 6, quindi vengono scelti non tutti in un blocco, insomma, e sono 12 persone che hanno una formazione religiosa, però appartengono al fronte conservatore legato al leader supremo. Ed è il Consiglio dei Guardiani che sceglie chi è adatto a presentarsi alle elezioni o meno, quindi se il background di quella persona è consono appunto a esercitare una qualche funzione politica. E sempre il Consiglio dei Guardiani che decide se una legge promulgata dal Parlamento può effettivamente diventare legge o meno, un po' come il Senato, se volete, banalizzando. Quindi non è che tutti possono presentarsi, di fatto i candidati, non c'è nemmeno un'età, per cui nelle ultime presidenziali c'era un bambino di 5 anni e c'era un vecchio di 80, quindi è un po' bizzarra, se volete, la situazione. E poi il Consiglio dei Guardiani sceglie quei 6-8 candidati che effettivamente possono giocare quella partita. Poi c'è una serie di galateo, quello che io chiamo il galateo politico. Di questi personaggi c'è sempre qualcuno che fa marcia indietro a favore di qualcun altro. Perché? Perché il problema è che se si presentano 2-3 personaggi del fronte riformatore moderato piuttosto che del fronte conservatore, si spacca il voto. E quindi alla fine rimangono sempre meno male 2 candidati forti, che comunque hanno avuto l'approvazione, perché non è che non potrebbero essere lì se fossero delle persone che vogliono smantellare tutto. È un gioco politico, il dibattito elettorale poi è molto divertente, perché Ahmadinejad aveva tirato fuori i giochi della manica dicendo, era con una Tegnuri, se non sbaglio,
Promettete, so che state registrando, non ho una parola più italiana, però ha sputtanato il suo, la sua controparte, rovinandogli completamente la reputazione, tirando fuori dal taschino e dicendo sì, tu dici, sei qua a fare il presidente dell'Iran, mi spieghi come mai i tuoi due figli maschi, sì, in Canada avete proprietà immobiliare per tot metri quadri, conti correnti, nella Banca d'Italia, eccetera. Quindi il dibattito in realtà è un dibattito all'ultimo sangue, un vero dibattito, perché comunque ognuno ci metterà fuori qualcosa per distruggere la sua controparte. Però i personaggi che si presentano sono comunque uomini di regina. Seconda domanda? No, vabbè, c'è spazio anche per altri. Il problema è stato che nel 2009 ci sono stati brogli, perché Mursavi aveva vinto le elezioni e poi a un certo punto è stato detto guardate che in realtà ha vinto Ahmadinejad per un secondo mandato, e lì c'è stata una purga di regina, ragazzi, di quella la repressione. Sì, è perfetto, perché poi sono appena state le elezioni in Egitto, un paese totalmente diverso, no? Però tutti si accaniscono a quelle che sono state elezioni. Ho abbattuto poco tempo, insomma. Allora, la seconda domanda era questa. Noi è un sistema imperfetto, quello iraniano non è una democrazia, però da lì a invaderlo, a bombardarlo, certo, secondo me. E non è la chiusura nei confronti degli irani che aiuta la società civile, cioè impedendogli, sì, adesso so, da una mano alla presidente del festival di Taormina, Taubuk, per invitare, perché il tema è rivoluzioni vicino a Catania, e ho invitato Jamile Kadivar, questa deputata riformatrice in esilio, e ho invitato la scrittrice iraniana, però il problema è fare i visti, perché è talmente difficile ottenere un visto Schengen, ma già per una scrittrice che viene per un festival, voi immaginate un qualunque iraniano che voglia venire, cioè questo mette veramente in difficoltà il popolo. Infatti la cosa che vi consiglio, se avete la possibilità, andate voi in vacanza in Iran, perché chiunque è stato in Iran dice dell'ospitalità del popolo, dell'apertura, e via di questo passo. Prego. Se non c'è, magari poi velocemente, diciamo, sulla Siria, no? Concretamente, l'Iran sta giocando e investendo molto su questo conflitto, mi sembra di capire. Per un motivo storico, nuovo la storia per leggere il presente. Quando Saddam Hussein nel 1980 invade l'Iraq, vi ricordate cosa è successo? Qual è l'unico paese arabo che tiene le parti dell'Iran? È la Siria. E se l'ISIS non ha occupato la Siria, non è arrivato all'Iraq ed è stato fermato, bisogna dire grazie ai Pasdaran che sono arrivati lì, ma non solo i Pasdaran e tutto quello che i Pasdaran hanno fatto, cioè non sono stati gli iraniani soltanto ad andare a combattere in Siria, gli iraniani hanno assoldato gli afghani, gli yemeniti di questo passo. Poi possiamo essere d'accordo o meno sul fatto che l'Iran appoggia Assad, questo è molto discutibile, però il fatto che l'Iran abbia fermato l'ISIS, anche l'Unione Europea, tanto male non va, direi che ha fatto lavoro sporco l'Iran che gli eserciti europei e americani non hanno nessuna voglia di fare, tenuto conto che poi in Siria in realtà ci sono... ci vogliono solo alleate dell'Oriente e dell'Occidente, perché ci ha venuto contro. Ci vogliamo un ruolo che Qatar, Arabia Saudita hanno da quel parte. Però l'ho interrotta, la domanda qual era? No, però adesso era un po' capire appunto qual era, se c'era appoggio da parte, diciamo, complessivamente. No, la popolazione iraniana non è contenta del coinvolgimento in Siria, assolutamente no. Infatti gli slogan che vi ho letto erano proprio contro il coinvolgimento in Siria e contro il coinvolgimento in Libano, perché tutto questo sottrae risorse. Tra gli slogan c'è stato proprio non Gaza, non in Libano, la mia vita per l'Iran. Quindi assolutamente la popolazione iraniana che è scesa in piazza, no, poi ci sono sicuramente invece altre persone che l'Iran sono assolutamente d'accordo, e parlo della persona della Florida. Quindi l'Iran è un paese che comunque ha 84 milioni di persone, non dobbiamo pensare a un paese omogeneo. Resta il fatto che per l'Europa l'Iran è un paese chiave per l'Unione Europea, l'interscambio
nel 2017 è stato superiore a 20 miliardi di euro di scambio tra Unione Europea e Iran ed è aumentato del 52% rispetto all'anno precedente. I 5 partner commerciali più importanti all'interno dell'Unione Europea sono l'Italia, abbiamo un interscambio superiore a 5 miliardi di euro e sono, voi pensate, al di là dell'energia, sono i macchinari per esempio, perché gli iraniani con le sanzioni prima dell'accordo nucleare compravano dalla Cina prodotti scadenti, adesso possono comprare dalla Germania e dall'Italia, ma comprano preferibilmente dall'Italia perché l'italiano è abituato a farsi pagare a 3 mesi senza fare tante storie, mentre invece l'azienda tedesca vuole il pagamento pronto a consegna. Dopo l'Italia c'è la Francia con oltre 3 miliardi, sono esattamente 3,7 miliardi di euro, infatti Macron ha l'Iran ben in mente, la Germania con 3 miliardi di euro, la Spagna con 2 e l'Olanda con 1,8, quindi è un paese che compra dall'Unione Europea e un paese che è interessato molto al Made in Italy in particolare e ai prodotti di lusso. L'Iran, l'iraniano ha un'attenzione al Made in Italy e alle cose belle, alle cose firmate, quindi ci sono veramente tantissimi prodotti che possono essere esportati lì. Prego. Dunque, la mia domanda invece riguarda la Russia, perché ora appunto con la situazione che si è creata la Russia bene o male pare un alleato dell'Iran, però volevo più o meno approfondire diciamo quello che invece è il feeling che la popolazione iraniana ha verso i russi, perché cioè il rapporto storico da quello che so non è stato proprio idilliaco, anche per semplici motivi geopolitici, comunque vista la vicinanza, cioè è ovvio che tra due potenze ci siano comunque gli scontri, soprattutto due potenze storiche, persa e carrozzarista. Ma di nuovo la storia serve a leggere il presente. Nel 1800 ci sono state una serie di guerre tra la Russia zarista e l'impero persiano che si concludono nel 1828 col trattato di Golestan e col trattato di Turkmenchai. Con quell'accordo l'impero persiano perde l'attuale Azerbaigian, l'attuale Armenia e l'attuale Georgia, quindi tutto il Caucaso meridionale. E quello mette un po' in difficoltà l'Oceano Persico, perché quelli erano territori storicamente dell'impero persiano. Ma non solo, nel 1941, Seconda guerra mondiale, l'Iran è neutrale, ma le truppe sovietiche invadono l'Iran dall'alto e le truppe inglesi invadono l'Iran dal basso. L'idea è che gli alleati hanno bisogno dell'Iran come corridoio per portare il rifornimento a Mosca. Questa situazione che si crea porta un'enorme carestia in Iran, non perché manchi il cibo, ma perché appunto l'Iran è grande 5 volte in mezzo d'Italia e per spostare le derrate alimentari ha bisogno dei mezzi di trasporto. Gli inglesi si appropriano delle ferrovie che hanno fatto costruire il Reza Shah e di tutti i mezzi di trasporto e dei pezzi di ricambio, per cui per gli iraniani diventa impossibile trasportare le derrate alimentari da una parte all'altra del paese. Questa situazione che si crea è raccontata in un libro bellissimo che è uscito l'8 marzo di quest'anno, che vi consiglio, che si intitola Suvashun di Simin Daneshvar, lo ha pubblicato Francesco Brioz, scrittore. Suvashun vuol dire lamento funebre ed è la storia in prima persona femminile di questa donna Zara che si trova, Zafra, che si trova a vivere con l'occupazione dei russi. E l'altra cosa, non so farvi considerazioni geopolitiche, però gli inglesi a un certo punto, finita la seconda guerra mondiale, se ne vanno, i russi no. E per mandare via le truppe sovietiche al nord dell'Iran, lo scià di Persia, l'ultimo, Mohammad Reza, manda la sua sorella, la propria sorella gemella, a discutere con Stalin, ed era la principessa Ashraf. E Stalin scrive poi una lettera allo scià di Persia dicendo: ne avessi io di diplomatici come tua sorella. Per cui c'è molta diffidenza nei confronti dei russi, anche perché i russi vendono gli S-300, S-400, i sistemi antimissilistici, S-400, li hanno venduti sia all'Iran sia ai sauditi.
per cui alla fine i russi fanno il doppio gioco, però il nemico del mio nemico è il mio amico, quindi nel momento in cui Trump si mette contro l'Iran è ovvio che si sia creato questo asse non solo tra Iran e Russia ma anche con la Turchia, anche con il Qatar, perché d'altra parte ci sono invece Washington, Israele e gli altri. Insomma, sono alleanze anche un po' bizzarre, se volete. Non ho la risposta a tutte le domande, per cui... Dunque, io ero interessata a capire invece qual è la condizione dei curdi in Iran, nel senso si parla dei curdi in Turchia, curdi in Siria moltissimo, curdi in Iraq, anche nella relazione precedente abbiamo un pochettino delineato come sono uno, nessuno e 100.000 questi curdi. Mi interessava invece la condizione e qual è il tipo di pressione in Rojalat appunto dei curdi e la relazione con gli iraniani. Grazie. Guarda, io non ho mai lavorato sui curdi iraniani, ho avuto ospite Basman Gobadi, che è un regista iraniano curdo, etnia, che era venuto appunto a presentare i suoi lavori Il tempo dei cavalli ubriachi, non so se l'avete visto, un bravissimo regista. E lui ha lavorato, proprio ha fatto documentari, è stato uno degli aiutati di Abbas Kiarostami anche, ha lavorato sempre sulle montagne dei curdi, del Kurdistan, ha lavorato con Malcolm Abbas. E lui qualche anno fa mi ha detto che lui come curdo iraniano non vuole lo scorporo del Kurdistan iraniano dall'Iran, cioè lui si sente iraniano e curdo, e avevamo scherzato sul fatto che io mi sento, uno si può sentire che so, italiano e milanese, italiano e lombardo, però non è che necessariamente perché ti senti lombardo vuoi che la Lombardia esca dall'Italia, però è molto cambiato in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, anche con la prospettiva appunto di un Kurdistan indipendente. L'impressione che ho, ma anche leggendo i lavori di Eli Carmon, che è un giornalista, uno studioso israeliano, che ho pubblicato anche un bell'articolo in italiano qualche anno fa, è che Israele e in pari passo gli Stati Uniti cerchino di fomentare il separatismo in questi paesi. Appunto, l'Iran è un paese grande che rappresenta potenzialmente una minaccia per paesi più piccoli come Israele, ma il problema di Israele e che è uno stato confessionale, uno stato ebraico. Quindi l'idea è che se Israele non fosse l'unico stato confessionale, ma si creasse per esempio uno stato curdo, uno stato alawita, uno stato, che so, sunnita nel Baluchistan iraniano, beh, allora si spezzetterebbe il Medio Oriente, quindi anche l'Iran si dovesse perdere, che so, il Khuzestan, che è abitato da quel 2% di iraniani di etnia araba, sarebbe molto più facile giustificare l'esistenza di uno stato ebraico confessionale, ma sarebbe anche meno pericoloso l'Iran perché diventerebbe più piccolo. Per cui in Kurdistan, come anche nel Baluchistan, nel Khuzestan, ci sono separatismi che sono in parte sostenuti anche da fuori. Per cortesia, se può dirci qualche cosa sul rapporto fra il governo e gli intellettuali in generale, quindi i registi, gli artisti in generale, ed anche come si pone rispetto ad esempio alla ricerca scientifica. Sono domande troppo alte, cioè ci potremmo fare un corso all'università, nel senso la ricerca scientifica in Iran si fa. Poi dipende, su questioni sensibili ovviamente c'è maggiore controllo del governo, però non è il mio campo, non faccio ricerche scientifiche in Iran, non sono in grado di dirglielo. I registi, un po' come dappertutto in questi posti, già far Panahia gli arresti domiciliari, non può fare film, ci sono invece registi come Asghar Farhadi che ricevono dei premi importanti a livello internazionale. Scrittori? Gli scrittori anche lì dipende, ci sono scrittori che stanno all'estero e scrivono magari di argomenti contro il governo, ci sono scrittori in Iran che invece cercano di non toccare argomenti sensibili, c'è la censura in Iran ovviamente, quindi dipende sempre dal profilo che una persona vuole avere. Certo è che chi sta in Iran cerca di tenere, non dico un profilo basso, ma può anche vincere premi prestigiosi, però cerca di fare un certo slalom rispetto alle regole che ci sono in quel paese. Insomma, non puoi stare in Iran e scrivere romanzi
senso piuttosto che politicamente criticare, non so. Poi, non so se lo sapete, io non sono riuscita a scrivere un pezzo perché anche forse non ha voluto, però Dario Scegan, che è il più importante filosofo iraniano, è morto una decina di giorni fa, aveva quasi 80 anni. Dario Scegan è uno dei massimi filosofi iraniani che viveva tra Parigi e Teheran, personaggio straordinario, mi ricordo sono stata a casa sua a Teheran, e lui ha scritto uno dei libri secondo me più importanti, che è sulla schizofrenia culturale degli iraniani, quindi sul fatto che l'Iran non sia l'Oriente Occidente, di cui parlo anche nel mio libro Le donne in Teheran, cioè l'Oriente inizia dopo, se andate in India sentite l'Oriente, in Iran vi confondete con la popolazione, perché comunque la popolazione è europea.